Parliamo di volley nella pagina sportiva di oggi. La SIR Perugia giocherà infatti domani a Ravenna la gara 2 dei quarti di finale playoff. Si parte dal netto successo conseguito al Pala Evangelisti del girone di andata. Vediamo. Vigilia di playoff per la SIR Perugia con i Black Devils al lavoro in vista di gara 2 dei quarti di finale in programma domani pomeriggio a Ravenna. Allenamento tecnico oggi a Pian di Massiano per i ragazzi del presidente Sirci, poi partenza per la Romagna e domenica mattina ultima rifinitura al Pala de André. Memore delle fatiche di gara 1, ma al tempo stesso con alle spalle la grande prova di Ankara in Champions, ha lavorato a testa bassa la formazione di Lorenzo Bernardi tra le quattro mura del Pala Evangelisti. Lavoro tecnico, in particolare al servizio e nella correlazione muro-difesa, e lavoro tattico per i bianconeri con lo studio delle traiettorie della distribuzione offensiva di Ravenna. È un match importante per Perugia che in caso di vittoria staccherebbe il pass per la semifinale scudetto, sarebbe la quinta consecutiva per la società del presidente Sirci e potrebbe poi focalizzare l'attenzione sul ritorno dei playoff di Champions di mercoledì 21 marzo contro Ankara. Match ovviamente importante anche per la squadra guidata da Fabio Soli che gioca per rimanere viva in questi playoff e per riscattarsi dalla sconfitta casalinga subita in settimana nella semifinale di andata della Challenge Cup per opera del Malie Piango Ankara. Rispetto a gara 1 non ci dovrebbero essere cambi e quindi i Black Devils sanno che dovranno affrontare una formazione che andrà mille in battuta, che difenderà tantissimo e che avrà nella coppia Bukegger-Marescialli i principali terminali offensivi. Per questo ci vorrà grande pazienza, grande attenzione, grande concentrazione per tenere botta dal punto di vista mentale e tecnico e far valere le grandi qualità individuali e di squadra a disposizione della SIR. A dar manforte sugli spalti, come ormai consuetudine, i SIR maniaci, in 200 circa raggiungeranno la vicina Ravenna per spingere i propri beniamini e raggiungere tutti insieme la semifinale scudetto. Sicuramente sono felice che posso trovare un modo di giocare e di aiutare la squadra e in questo punto sono molto felice. Quando devo giocare io sto cercando sempre di dare il massimo per la squadra e io, se non gioco, io sono pronto per un pallone, per una battuta, per un muro, per una difesa, per una rice. Quindi.